come posso riuscire a risolvere alcuni problemi di salute che mi trovo di fronte. Ho avuto disturbi cronici tali da essere sufficienti per la durata di 3 esistenze. Perché devo avere a che fare con tutti quanti proprio adesso, in questa vita? Innanzitutto, mettiamo a fuoco una cosa. Tu li ami, ami la maggior parte di essi, in ogni caso. Te ne servi in maniera ammirevole per autocommiserarti e per attirare l'attenzione su di te. Nelle poche occasioni in cui non li hai amati, ciò è accaduto soltanto perché si erano spinti troppo oltre, più oltre di quanto avresti mai pensato che facessero quando li hai creati. Adesso cerchiamo di capire quello che con ogni probabilità tu già sai. Le malattie vengono create dalle persone stesse. Perfino i medici più tradizionali stanno adesso accorgendosi di come la gente fa in modo di ammalarsi. La maggior parte degli individui lo fa in maniera del tutto inconsapevole. Perciò quando cadono ammalati, non sanno che cosa li abbia colpiti. Pensano che qualcosa sia loro accaduto mentre sono stati loro stessi a procurarselo. Ciò si verifica perché la maggior parte della gente procede nella vita. Non soltanto in merito ai problemi di salute e alle loro conseguenze, procede in maniera inconsapevole. La gente fuma e si meraviglia se le viene il cancro, si nutre di grassi animali e si meraviglia del fatto che essi blocchino le arterie, continua ad arrabbiarsi per tutta la vita e si meraviglia se ha attacchi di cuore. Gli individui competono con i propri simili in modo spietato e in preda a stress incredibili e si meravigliano se si trovano a essere vittime di colpi apoplettici. La verità, non poi così ovvia, è che la maggior parte della gente si preoccupa. Preoccuparsi è la peggiore forma di attività mentale che ci sia. Quasi come l'odio, un sentimento profondamente autodistruttivo. Preoccuparsi non ha scopo, è uno spreco di energia mentale, inoltre dà luogo a reazioni biochimiche capaci di danneggiare l'organismo, dalle quali dipendono disturbi che vanno dall'indigestione fino agli arresti coronarici, passando per una moltitudine di disturbi intermedi. La salute migliora in breve tempo quando le preoccupazioni hanno fine. La preoccupazione è l'attività di una mente che non capisce il suo collegamento con me. L'odio rappresenta la condizione mentale dalla quale dipendono i danni peggiori. Avvelena l'organismo e i suoi effetti sono in pratica irreversibili. La paura è l'opposto di qualsiasi cosa voi siate e quindi ha l'effetto di contrastare la salute fisica e mentale. La paura è la preoccupazione ingigantita. La preoccupazione, l'odio, la paura, insieme con i loro derivati, l'ansia, l'amarezza, l'impazienza, l'avarizia, la villania, lo spirito critico e la propensione alla censura aggrediscono tutti quanti l'organismo a livello cellulare. È impossibile avere un corpo sano in tali condizioni. Similmente, sebbene a un grado in qualche modo inferiore, la presunzione, l'indulgenza nei confronti di se stessi e l'avidità portano alla malattia fisica o a una mancanza di benessere. Tutte le malattie si creano dapprima nella mente. E che mi dici delle malattie contratte da altri, i raffreddori o addirittura l'AIDS? Niente accade nella vita, niente che non sia in precedenza un pensiero. I pensieri sono come i magneti, attirano gli effetti su di te. Il pensiero può non essere sempre ovvio, e quindi la chiara causa,
come sarebbe dire, sto per contrarre una terribile malattia. Il pensiero può essere, e di solito lo è, di gran lunga più indefinibile di così. Non sono degno di vivere. La mia vita è sempre un pasticcio. Sono un perdente. Dio finirà per punirmi. Sono nauseato e stanco della vita. I pensieri sono una forma di energia molto sottile, eppure di estrema potenzialità. Le parole sono più consistenti. Le azioni sono le forme di energia più consistenti. L'azione è energia nella forma fisica più gravosa, in movimento, nel modo più pesante. Quando pensate, parlate e agite in base a un concetto negativo quale sono un perdente, finite per mettere in moto un'energia creativa tremenda. C'è poco da meravigliarsi che vi venga un'infreddatura. Sarebbe il minore dei mali. È molto difficile invertire gli effetti del pensiero negativo una volta che abbiano assunto una forma fisica. Non è impossibile, ma molto difficile. Richiede un gesto di fede estrema, una straordinaria fiducia nella forza positiva dell'universo, sia che definiate quest'ultimo Dio, divinità, il motore immobile, la forza prima, la causa prima o quant'altro. I guaritori possiedono esattamente una tale fede. Si tratta di una fede che procede fino ad arrivare alla conoscenza assoluta. Costoro sanno che voi siete un tutto, completo e perfetto nell'attuale momento. Tale consapevolezza è a sua volta un pensiero, è un pensiero molto possente. Ha il potere di muovere le montagne, per non parlare delle molecole del corpo. Per questi guaritori riescono a guarire, spesso anche a distanza. Il pensiero non conosce distanza, il pensiero viaggia. Viaggia attorno al mondo e attraversa l'universo più in fretta del tempo che ci vuole a pronunciarlo. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E così è stato, in quella stessa ora, anche prima che la frase fosse terminata. Tale era la fede del centurione. Eppure siete tutti lebbrosi mentali. La vostra mente viene divorata dai pensieri negativi. Alcuni di essi vi sono appiccicati. Molti di essi sono stati in effetti costruiti, evocati da voi stessi. E poi albergati e accarezzati per ore, giorni, settimane, mesi, addirittura anni, e voi domandate perché siete ammalati. Puoi risolvere qualcuno dei problemi di salute, come li hai definiti, risolvendo i problemi del tuo modo di pensare. Sì, puoi sanare alcune delle malattie che hai già contratto, che ti sei procurato, così come impedire che più gravi e nuovi problemi insorgano. E sei in grado di fare tutto ciò cambiando il tuo modo di pensare. Inoltre, per quanto sembri un suggerimento banale, prenditi più cura di te stesso. Ti prendi cura in maniera approssimativa del tuo organismo, prestandogli scarsa attenzione fin quando non sospetti che ci sia qualcosa che non funziona. In pratica, non fai prevenzione. Ti prendi più cura della tua auto di quanto ti dedichi al tuo corpo. Non soltanto non fai niente per prevenire eventuali malanni con periodici controlli e visite mediche e prendendo i medicinali che ti sono stati prescritti, perché andare dal medico per ottenere l'aiuto e poi non assumere i rimedi consigliati, ma maltratti inutilmente tra una visita e l'altra il tuo fisico. Non lo mantieni in esercizio, per cui diventa sempre più fiacco, meno tonico e peggio ancora indebolito per l'inerzia. Non lo alimenti nella giusta maniera, indebolendolo ulteriormente, poi lo riempi di tossine, di veleni e con le più assurde sostanze spacciandole per cibo. E adesso continua a funzionare per te. Questo motore meraviglioso continua a scoppiettare,
procedendo con coraggio di fronte a tante aggressioni. È orribile. Le condizioni in cui pretendi che il tuo corpo sopravviva sono orribili. Ma farai poco o niente a questo proposito. Leggerai queste parole, farai cenni di assenso con il capo, pieno di rammarico, e tornerai a dedicarti ai maltrattamenti. E lo sai il perché? Ho paura di domandartelo. Perché non hai voglia di vivere. Si direbbe che questo sia un severo atto d'accusa. Non avevo intenzione di essere severo, né era inteso come un atto d'accusa. Severo è un termine relativo, un giudizio che avete attribuito alle parole. Un atto d'accusa connota una colpevolezza, e una colpevolezza connota una cattiva azione. Non c'è alcuna cattiva azione coinvolta in questo senso, di conseguenza nessuna colpa e nessun atto d'accusa. Ho semplicemente dichiarato una verità, come tutte le dichiarazioni che riguardano una verità, ha la dote di scuotervi. Taluni individui non amano essere ridestati. La maggior parte non si ridesta. La maggior parte preferisce dormire. Il mondo è nelle condizioni in cui si trova perché il mondo è pieno di sonnambuli. Riguardo alla mia dichiarazione, che cosa in essa sembra non essere vera? Non hai nessuna voglia di vivere, o almeno non ne hai avuta nessuna finora. Se mi dici di aver avuto un'improvvisa conversione, rivedrò le mie previsioni circa quello che farai adesso. Riconosco che tale previsione si basa sull'esperienza e aveva l'intento di scuoterti. Talvolta, quando una persona è profondamente addormentata, bisogna scuoterla un po'. Mi sono reso conto che in passato hai avuto scarsa volontà di vivere. Ora puoi anche negarlo, ma in questo caso le tue azioni parlano più forte delle tue parole. Se in vita tua hai acceso una sigaretta, e tanto più se ne hai fumato un pacchetto al giorno per 20 anni come hai fatto, avevi davvero una scarsa volontà di vivere. Non ti curi di quello che fai al tuo corpo. Ma ho smesso di fumare più di 10 anni fa. Soltanto dopo 20 anni di sfibrante maltrattamento fisico. E se hai inoltre fatto ingerire alcol al tuo corpo, hai davvero pochissima voglia di vivere. Bevo con grande moderazione. L'organismo non è stato creato per assumere alcol. Indebolisce la mente. Ma Gesù beveva alcolici, si recò alle nozze di Cana e trasformò l'acqua in vino. Ma chi ha detto che Gesù fosse perfetto? Oh, per l'amor del cielo! Cominci a sentirti irritato con me? Beh, lungi da me l'essere irritato con Dio. Voglio dire, sarebbe un po' presuntuoso, non ti pare? Ma penso che potremmo arrivare con tutto questo un po' troppo lontano. Mio padre mi ha insegnato a fare tutto con moderazione. Credo che ci dovremmo attenere a ciò quando si tratta di alcol. Il corpo riesce con maggiore facilità a riprendersi dai vizi moderati. Il detto è perciò utile. Tuttavia mi atterrò alla mia iniziale osservazione: l'organismo non è stato creato per assumere alcol. Ma perfino certe medicine contengono alcol. Non ho nessun controllo su quelle che voi chiamate medicine. Mi atterrò alla mia asserzione. Sei proprio inflessibile, vero? Senti, la verità è la verità. Ora, se qualcuno dice un goccio di alcol non ti può far male e pone tale asserzione nel contesto di una vita come quella che vivete adesso, dovrò trovarmi d'accordo. Ma ciò non cambia la verità di quanto detto.
si limita soltanto a consentirvi di ignorarlo. Considera questo. Di norma, voi esseri umani consumate il vostro organismo in maniera specifica in un periodo tra i 50 e gli 80 anni. Qualcuno dirà più a lungo, ma non molti. Alcuni smettono di funzionare più in fretta, ma non si tratta della maggioranza, sei d'accordo? Sì, ci siamo. In tal modo, ci troviamo ora un punto di partenza comune per dibattere. Ora, quando ho affermato di potermi dire d'accordo con l'asserzione un goccio di alcol non ti può far male, ho posto un limite a ciò aggiungendo nel contesto di una vita come quella che vivete adesso. Vedi, voi altri sembrate soddisfatti del modo in cui conducete la vostra vita, ma la vita, anche se potrebbe stupirvi a prenderlo, era intesa per essere vissuta in tutt'altro modo e il vostro corpo era destinato a durare molto più a lungo. Davvero? Sì. E quanto più a lungo? Infinitamente più a lungo. Che cosa significa questo? Significa, figlio mio, che il tuo corpo era destinato a vivere per sempre. Per sempre? Sì, sì, leggi qui, per sempre. Vuoi dire che non saremmo mai dovuti, che non dovremmo mai morire? Non dovreste mai morire, la vita è eterna. Siete immortali, non morite, vi limitate a cambiare forma. Non dovevate nemmeno fare questo, avete deciso voi di farlo, non io. Ho fatto i vostri corpi in modo che durassero per sempre. Credi davvero che il meglio che Dio riuscisse a fare, il meglio che potessi escogitare, fosse un organismo di media durata di 60, 70, forse 80 anni? È questo secondo te il limite delle mie capacità? Non ho mai pensato di metterla in questi termini. Ho destinato il vostro corpo stupendo a durare per sempre. E i primi di voi sono vissuti in un corpo in pratica libero dalla sofferenza e senza il timore di quella che voi definite morte. Nella vostra mitologia religiosa simbolizzate la memoria cellulare di queste prime versioni di creature umane chiamandole Adamo ed Eva. In effetti, come naturale, ne esistevano più di due. All'inizio l'idea era che voi meravigliose anime aveste l'opportunità di conoscere voi stesse per chi siete veramente, mediante le esperienze acquisite nel corpo fisico, nel mondo relativo, come ho già ripetutamente spiegato. Questo è stato ottenuto grazie al rallentamento dell'incommensurabile velocità di tutte le vibrazioni. Il pensiero forma per produrre la materia, compresa quella materia che voi chiamate corpo fisico. La vita si è evoluta attraverso una serie di grandi nel battito di ciglia che voi definite miliardi di anni. E in quel santo istante siete arrivati voi, uscendo dal mare, l'acqua della vita, sulla terra e nella forma che avete anche adesso. Allora i seguaci della teoria dell'evoluzione hanno ragione. Trovo divertente che voi esseri umani abbiate bisogno di suddividere tutto, continuamente, ingiusto e sbagliato. Non vi passa mai per la mente di aver creato queste etichette per aiutarvi a definire la materia e la vostra identità? Non pensate mai, se si escludono le menti più acute tra voi, che una cosa possa essere a un tempo giusta e sbagliata, che soltanto nel mondo del relativo esistono cose in un modo o nell'altro. Nel mondo dell'assoluto, del tempo nessun tempo, tutte le cose sono tutto. Non ci sono maschi e femmine, non c'è né prima né dopo, non c'è rapidità e lentezza, qui e là, su e giù, destra e sinistra,
e niente di giusto e sbagliato. I vostri astronauti si sono fatti un'idea di questo. Immaginano di venire scaraventati con i razzi verso l'alto per raggiungere lo spazio eterno, soltanto per scoprire, una volta arrivati là, che stanno guardando la Terra sopra di loro. Era così? Forse stavano guardando la Terra sotto di loro. Ma allora, dov'era il Sole? Giù? Su? No, laggiù, sulla sinistra, per cui adesso a un tratto una cosa non era, nessuno è giù, era di fianco, e tutte le definizioni perciò non sussistevano più. Così è nel mio mondo, nel nostro mondo, il nostro vero regno. Tutte le definizioni scompaiono, rendendo difficile anche parlare di questo regno in termini definitivi. La religione è il vostro tentativo di parlare dell'indicibile. Non fa un gran buon lavoro la religione. No, figlio mio, gli evoluzionisti non hanno ragione. Ho creato tutto questo in un battito di ciglia, in un santo istante, proprio come hanno affermato i creazionisti. Ed è accaduto attraverso il processo di evoluzione che è durato miliardi e miliardi di quelli che voi definite anni, proprio come sostengono gli evoluzionisti. Hanno ragione entrambi. Come hanno scoperto gli astronauti, tutto dipende da come lo si considera. Ma il vero interrogativo è: un santo istante, miliardi di anni, che differenza fa? Non potete limitarvi a convenire che su alcuni degli interrogativi della vita il mistero è troppo grande anche per voi perché possiate risolverlo. Perché non considerate sacro il mistero? Perché non consentire al sacro di essere sacro e non lasciarlo in pace? Suppongo che abbiamo un insaziabile bisogno di sapere. Ma già, sapete. Ve l'ho appena detto. Eppure non volete conoscere la verità. Volete conoscere la verità così come voi la comprendete. E questa è la grande barriera verso l'illuminazione. Credete di conoscere già la verità. Ritenete già di capire come vadano le cose, per cui vi dichiarate d'accordo con qualsiasi cosa vediate o udiate o leggiate che venga a cadere nel paradigma della vostra comprensione e respingete tutto quello che non quadra. E questo lo definite apprendere. Lo definite essere aperti agli insegnamenti. Ahimè, non sarete mai aperti agli insegnamenti fin quando rimarrete chiusi a tutto ciò che non sia la vostra stessa verità. Perciò anche questo libro potrà essere definito blasfemo o opera del diavolo da qualcuno, ma a coloro i quali hanno orecchie per intendere sia consentito ascoltare, ti dico questo. Era deciso che non sareste mai morti. La vostra forma fisica è stata creata come una magnifica comodità, un mezzo meraviglioso, un glorioso tramite per consentirvi di sperimentare la realtà da voi creata con la mente, per consentirvi di conoscere il sé creato da voi nella vostra anima. L'anima concepisce, la mente crea, il corpo sperimenta. Il ciclo è completo. L'anima allora conosce se stessa nella propria esperienza. Se non le piace quanto sta sperimentando o provando, per un qualsiasi motivo desidera una diversa esperienza, si limita a concepirne una nuova. Io sono la resurrezione e la vita. Fu un magnifico esempio di ciò. Come pensate che lo abbia fatto Gesù in ogni caso?
o non credete che ciò sia mai accaduto? Credetelo, è accaduto, ma l'anima non prevarrà mai sul corpo, sulla mente. Vi ho fatti quali esseri tre in uno. Siete tre creature in una, a mia immagine e somiglianza. I tre aspetti del sé non sono in alcun modo diversi l'uno dall'altro. Ciascuno ha una funzione, ma nessuna prevale né precede le altre. Sono tutte correlate in maniera esattamente identica. Concepire, creare, sperimentare. Quello che concepite create, quello che create sperimentate, quello che sperimentate lo concepite. Per questo si dice che se potete fare in modo che il vostro corpo sperimenti qualcosa, prendete l'abbondanza, per esempio. Ben presto proverete questa sensazione nel vostro animo, che finirà per concepire se stesso in una maniera nuova, vale a dire abbondante, presentando quindi alla vostra mente un nuovo pensiero a tale proposito. Dal nuovo pensiero scaturisce ulteriore esperienza e il corpo inizia a vivere una realtà nuova come un permanente stato dell'essere. Il vostro corpo, la vostra mente, la vostra anima, spirito, sono un tutto unico. In questo siete un microcosmo di me, il divino tutto, ogni cosa sia santa, la somma e la sostanza. Ti rendi conto ora di come lo sia il principio e la fine di tutto, l'alfa e l'omega. Adesso ti spiegherò l'ultimo mistero, il vostro preciso e vero rapporto con me. Voi siete il mio corpo. Quello che il vostro corpo è per la vostra mente e per l'anima, così siete anche voi per la mia mente e per la mia anima. Perciò tutto questo sperimento, lo sperimento attraverso di voi, proprio come il vostro corpo, mente e spirito sono una cosa sola, così è anche per quanto mi riguarda, così è che Gesù di Nazareth, tra i molti che hanno compreso questo mistero, esprime un'immutabile verità quando dice: io e il Padre siamo uno. Ora ti dirò che ci sono anche delle verità più grandi di questa, delle quali un giorno sarai messo al corrente, perché così come voi siete il mio corpo, io sono il corpo di un altro. Vuoi dire che non sei Dio? Sì, sono Dio, come tu lo capisci. Sono la divinità come tu la comprendi. Sono chi ha concepito e creato tutto quello che conosci e sperimenti. E voi siete i miei figli, così come io sono il figlio di un altro. Stai cercando di dirmi che anche Dio ha un Dio? Ti sto dicendo che la tua percezione della realtà ultima è più limitata di quanto tu creda e che la verità è maggiormente priva di limiti di quanto tu riesca a immaginare. Ti sto fornendo un assai ristretto scorcio di infinito e di infinito amore. Uno scorcio più vasto tu non lo potresti sostenere nella tua realtà. Riesci a malapena a reggere questo? Aspetta un momento. Vuoi dire che non sto realmente parlando con Dio qui? Ti ho detto che se tu concepisci Dio come il tuo creatore e signore, così come tu sei il creatore e il signore del tuo stesso corpo, io sono il Dio della tua comprensione. E tu stai parlando con me. Sì, è stata una conversazione deliziosa, non è vero? Deliziosa no, credevo di stare parlando con il vero Dio, il Dio di tutti gli dèi, lo sai, quello al vertice, il capo supremo. Lo stai facendo, credimi, lo stai facendo. Eppure hai accennato al fatto che c'è qualcuno al di sopra di te, nel tuo schema gerarchico delle cose. Stiamo cercando adesso di fare l'impossibile, che sarebbe esprimere l'inesprimibile.
e ho detto che è quanto la religione cerca di fare. Vediamo se riesco a trovare un modo per riassumere questo concetto. Il per sempre dura più a lungo di quanto tu ti renda conto. L'eterno dura di più del per sempre. Dio è più di quanto tu immagini. Dio è l'energia che tu chiami immaginazione. Dio è creazione. Dio è il primo pensiero. Dio è l'estrema esperienza. Ed è tutto quanto sta in mezzo. Hai mai guardato dentro un potente microscopio? Ho visto le immagini o i film delle azioni molecolari, dicendo: santo cielo, qui dentro c'è un intero universo, e per questo universo io, l'attuale osservatore, mi posso sentire come Dio. Non hai mai detto questo? Ho fatto questo genere di esperienza? Sì, direi che ogni individuo pensante l'abbia fatta. In effetti, hai offerto a te stesso un rapido sguardo di quello che ti sto mostrando qui. E cosa avresti fatto se ti avessi rivelato che questa realtà della quale ti sei consentito una rapida occhiata è senza fine? Cosa avresti fatto? Ti prego di spiegarmi questo punto. Non riesco. Prendi la più piccola parte dell'universo che tu possa immaginare. Immagina questa particella di materia estremamente minuscola. Va bene? Adesso dividila a metà. Va bene. Che cosa hai ottenuto? Due metà più piccole. Esatto. Adesso dividi anche queste a metà. Che cosa hai adesso? Due metà ancora più piccole. Giusto. E adesso di nuovo, e di nuovo. Che cos'è rimasto? Particelle più piccole, sempre più piccole. Sì, ma quando ciò avrà fine? Per quante volte ancora dovrai dividere la materia per arrivare a quando smetterà di esistere? Non lo so, suppongo che non smetterà mai di esistere. Vuol dire che non riuscirai mai a distruggerla completamente. Tutto quanto riesci a fare e cambiarne la forma? Sì, direbbe di sì. Ti dico che hai appena appreso il segreto di tutta la vita e guardato nell'infinito. Adesso una domanda da porti. Va bene, dimmi. Che cosa ti fa credere che l'infinito proceda in una sola direzione? Quindi non c'è fine se si va verso l'alto e ancora meno se si va verso il basso? Non esiste nessun alto o basso, ma ho capito che cosa intendi. Ma se non c'è alcuna fine nel piccolo, significa che non c'è alcuna fine nemmeno nel grande. Esatto. Ma se non c'è nessuna fine nel grande, allora non c'è nessuno più grande di tutto. Questo significa, nel senso più ampio, che non c'è nessun Dio. O forse tutto ciò è Dio e non c'è altro. Ti dico questo: io sono quello che sono e tu sei quello che sei. Non puoi non essere. Puoi cambiare tutte le forme che vuoi, ma non puoi fare a meno di essere. Puoi non sapere chi sei. E in questa ignoranza puoi sperimentare soltanto la metà di ciò. Sarebbe un inferno. Esatto. Ma non sei condannato a esso, non sei esiliato in esso per sempre. Ciò che è necessario per togliersi dall'inferno, per togliersi dall'ignoranza, è saperne ancora. Ci sono molte maniere e molti luoghi, dimensioni in cui lo puoi fare. Ti trovi in una di queste dimensioni adesso, viene chiamata terza dimensione.
E ce ne sono molti di più? Non ti ho forse detto che nel mio regno esistono molte dimore? Non te lo avrei detto se non fosse stato così. Allora non c'è nessun inferno, non realmente, voglio dire, non esiste nessun luogo o dimensione ai quali si sia condannati in eterno. Quale sarebbe lo scopo di una cosa simile? Eppure siete ancora limitati dalla vostra conoscenza. Perché noi siamo un essere che si è creato da solo. Non potete essere quello che non sapete essere, il vostro sé. Per questo vi è stata concessa questa vita, per consentirvi di conoscervi nella vostra stessa esperienza. Così potrete concepire voi stessi come chi siete veramente e creerete voi stessi in tal modo nella vostra esperienza, e di nuovo il ciclo è completo, solo più grande. Quindi ti trovi nel processo di crescere, o, come l'ho definito dal principio alla fine di questo libro, di diventare. Non esistono limiti a quello che puoi diventare. Vuoi dire che riuscirei addirittura a diventare, avrò il coraggio di dirlo, un Dio proprio come te? Tu che ne pensi? Non lo so. Fin quando non lo farai, non puoi saperlo. Ricorda il triangolo, la Santa Trinità. Spirito, mente e corpo. Concepire, creare, sperimentare. Ricorda, servendoti della tua simbologia. Spirito Santo uguale a ispirazione, uguale a concepire. Padre e quindi generazione e creare. Figlio uguale a progenie, sperimentare. Il figlio sperimenta la creazione del pensiero generatore che viene concepito da parte dello Spirito Santo. Riesci a concepire te stesso, diventare un giorno un Dio? Nei momenti di maggiore sfrenatezza. Bene, poiché io ti dico che sei già un Dio, solo che non lo sai. Non ti ho forse detto? Voi siete dei.